Abbiamo tenuto assieme al Presidente Occhiuto e alla candidata Giusi Princi, ma a tutta la squadra di Forza Italia, a invitarvi per enfatizzare qualche primato, ma la grande soddisfazione che questa squadra sia riuscita ad ottenere in poco meno di 20 giorni. Una campagna elettorale velocissima, strettissima, ma molto intensa ed entusiasmante, che ha visto protagonisti i sindaci, gli amministratori locali, i consiglieri regionali, gli assessori e noi tutti al raggiungimento di un unico obiettivo, che era quello di portare la nostra candidata Giusi Princi in Europa. E oggi si aggiunge questo tassello per noi fondamentale che ufficializza l'istituzione calabrese a Bruxelles con Giusi Princi, che rappresenta non se stessa ma rappresenta l'intera Calabria e l'intera squadra di Forza Italia. Sono felicissimo perché la Calabria si potrà presentare alla politica nazionale, alle istituzioni europee con la sua immagine migliore, che è Giusi Princi, perché ha competenze ed esperienze già verificate nel governo della regione di eccellenza. Sono dispiaciuto perché non potrà stare più al mio fianco, però credo che ne guadagnerà molto la Calabria, anche in termini di credibilità presso istituzioni come quelle europee. Mi spiace in un certo senso lasciare, ma orgogliosa, perché porteremo in Europa quello che è il modello regionale, che è caratterizzato dal fare, dalla concretezza e nelle opportunità che noi dobbiamo trasferire nei nostri territori, perché sia un'Europa più vicina alla Calabria, più flessibile e meno ingessata nelle regole, un'Europa che veda nel turismo, nell'agricoltura, nell'ambiente quelli che sono i motori e devono essere i motori di sviluppo del nostro territorio, un'Europa nella quale una classe comunque politica competente segue in fase ascendente e non discendente le direttive che, come abbiamo visto per la Bolkestein, si potrebbero impattare negativamente sui territori. Si parlava prima di astensionismo, ho registrato che tantissimi studenti fuori sede hanno votato e hanno voluto rappresentare attraverso il loro voto la vicinanza alla Calabria, al cambiamento come certezza, per cui abbiamo avvicinato quei giovani disamorati della politica in un importante progetto che appunto questo di Forza Italia Calabria, che sarà sempre più incisivo, sempre più determinante nelle opportunità, nel cambiamento finalmente della nostra regione. Ha più dato o più ricevuto da Forza Italia? E allora, io ho ricevuto in termini di fiducia, perché mi hanno catapultata, come io dico sempre, nei confronti di Francesco e del Presidente Occhiuto, in questo mondo avvincente che è la politica, nella quale io ero un po' disillusa sinceramente per le mancanze di opportunità date negli anni, e devo ritrovare che mi hanno dato la possibilità di rivedere, di vedere, di trovare una politica appunto concreta del fare, una politica che non lavora secondo sistemi clientelari territoriali legati al colore, ma una politica che lavora su progetti, su obiettivi, secondo una visione che è data dal cambiamento e nell'opportunità.